Io e Federica ci eravamo fidanzati attraverso l'incontro tra Massimo, un mio amico, e Rossana, un'amica di Federica. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all'impegno politico, passando per l'educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, riflessioni tra aneddoti, comicità e dolori all'insegna dell'ironia. L'infanzia, i genitori, la politica, le donne, tutto questo. Claudio Bisio, scena al Teatro Signorelli con un doppio appuntamento con lo spettacolo La mia vita raccontata male, tratto da testi di Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Gallione. Una riflessione su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato e cancellare i brutti ricordi, reinventando così il reale nell'ordine magico del racconto. E magicamente apparivano le gemelle Kessler, bellissime, che ballavano con sincronia perfetta e ci dicevano che se cantavamo insieme a loro eravamo belli come loro. Dalla fama trasversale Bisio ha attraversato senza fatica cinema, teatro e televisione, imponendosi nel ruolo di attore e comico, gli esordi nel locale milanese del cabaret chiamato Il Derby. Ho iniziato al Derby nei primi anni 80, poi nell'85 l'hanno chiuso il Derby, a combinazione pochi mesi dopo si è aperto lo Zelig e io, insieme proprio ai nomi che citavi tu, Gabriele Salvatores, Gino Michele, sai, quelli di Zelig appunto, lo inauguramo e io ero proprio lì la sera che è stato inaugurato il locale Zelig e poi da lì anche la televisione legata a Zelig. Poi il successo passato per titoli come Mediterraneo, Zelig che per anni lo ha visto al timone, mai dire golle benvenuti al sud, adesso l'esordio alla regia con L'ultima volta che siamo stati bambini. Un libro molto bello di Fabio Bortolomei chiamato appunto L'ultima volta che siamo stati bambini, una storia ambientata nel 43 durante la seconda guerra mondiale a Roma, uno di questi quattro bimbi è un bambino ebreo, viene portato via dai nazisti in un campo di concentramento, gli altri amici avevano talmente fatto un patto di sangue, anche più forte del patto di sangue per stare essere uniti, che decidono di andare a salvarlo.